Canale 8 Palermo ha proposto ai due candidati a sindaco di Baghiera rimasti un'intervista virtuale che, come già fatto da altre testate giornalistiche, servirà a chiarire ancora una volta le idee che i cittadini si sono fatti di loro fino a questo momento. L'obiettivo è quindi quello di conoscere ancora meglio i candidati a sindaco, facilitando i cittadini nella scelta del voto di sabato e domenica prossima. Iniziamo con l'intervista fatta al candidato sindaco Daniele Nicolavella. La voce sarà interpretata dalla collaboratrice Federica Mansueto. Quali manovre attuerebbe per rilanciare l'economia del comune Bagherese in questo momento di crisi che vede tanti effetti negativi sulla popolazione? Abbiamo un'idea dello sviluppo di Bagheria. Occorre lavorare per attivare un serio circuito turistico, culturale e naturalistico, realizzando la Fondazione Museo Guttuso, la Casa Museo del Cinema e il circuito delle ville. Dobbiamo creare un polo di eccellenza sanitario, partendo dalle strutture già operanti, quali Villa Santa Teresa e Rizzoli, e puntando alla creazione di una casa della salute. Occorre recuperare il nostro centro storico, incentivando l'apertura di locali. Dobbiamo portare a termine l'approvazione del PRG e del piano commerciale incentivare l'utilizzo delle misure delle zone franco urbane recuperare l'opportunità delle aree artigianali lavorare sui finanziamenti comunitari nel tempo occorre alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie bisognose le fasce deboli i diversi abili insomma un impegno a tempo pieno da sindaco si impegnerebbe a promuovere maggiormente la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste alla stesura del piano regolatore generale attraverso specifici tavoli partecipati? L'ho già fatto da presidente del consiglio comunale durante la revisione del piano regolatore generale lo rifarò se dovessi essere eletto sindaco. Sarebbe disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale per incentivare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato? Inoltre, sarebbe disponibile a individuare le aree di pregio paesaggistico del territorio di Bagheria nella prospettiva di una loro più efficace conoscenza e conservazione? Dobbiamo utilizzare il patrimonio esistente, ma ricercando le risorse dove vi sono, Europa e Regione, non aumentando la pressione fiscale. Il percorso di individuazione delle aree di pregio paesaggistico lo abbiamo già avviato e deve continuare. In che modo svilupperebbe il turismo in questa città che ormai è famosa solo per i vari aspetti negativi che la circondano? Il decoro è al primo posto. Poi ovviamente occorre creare un ticket unico delle ville, inserirsi nei circuiti turistici presenti, lavorare sulle nostre eccellenze culturali e naturalistiche e credetemi non sono poche. Realizzeremo la casa museo del cinema e la fondazione museo guttuso. Sul turismo ho lanciato nel mio programma tanti punti a costo zero, per esempio coinvolgimento degli operatori del settore, creazione di un apposito sinto internet, creazione del marchio Bagheria città dell'antimafia, organizzazione di eventi eccetera. Occorre cambiare mentalità. Come valorizzerebbe lo sport a bagheria? In che modo agirebbe riguardo la gestione, manutenzione e riabilitazione degli spalti del campo di calcio comunale tanto discussa negli ultimi anni e che ha visto il bagheria calcio lasciato solo dall'ex amministrazione? Si deve recuperare per una piena fruizione lo stadio di bagheria e fare chiarezza sulla situazione di quello di Aspra, cercando di utilizzarlo al meglio. Occorre che la gestione del palazzetto dello sport sia condivisa dall'amministrazione comunale e non solo da quella provinciale. Daremo spazio a tutti con norme trasparenti per l'utilizzo di questi spazi, incentivando anche chi vuole investire sullo sport. Da sindaco come incentiverebbe la raccolta differenziata? Faremo nel più breve tempo possibile una gara per affidare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del nostro Aro ad una ditta privata. Nel piano di intervento la raccolta differenziata ne costituisce la base e una volta insediati sappiamo la direzione da seguire. In questa situazione di disprezzo della politica, cosa si sente di dire a quei cittadini che non andranno a votare? Invito tutti a votare e a votare meditando sull'importanza della scelta che stanno facendo. Occorre individuare una classe amministrativa capace, che abbia riferimenti politici forti con le istituzioni regionali e nazionali, che sappia quali sono le grandi questioni aperte nella nostra città. Occorre anche rinnovare e le nostre liste e la nostra candidatura nascono da un serio percorso di rinnovamento. Infine, cosa ama di Bagheria? Cosa invece non sopporta? Cosa vede nel futuro di questa città giudicata per il momento invivibile? Amo Bagheria, amo tutto ciò che ha di bello, la generosità della sua gente, l'operosità dei suoi cittadini, la sua cultura, il suo patrimonio artistico, il clima, la nostra natura, il nostro mare, le persone. Non sopporto la rassegnazione e credo che debba essere vinta dall'impegno di chi ancora crede in un futuro migliore. Relativamente al futuro, scommetto sulla nostra voglia di riscatto. Continuiamo il nostro speciale ballottaggio per le comunali di Bagheria con la seconda intervista fatta al candidato del Movimento 5 Stelle, Patrizio Cinque. Quali manovre attuerebbe per rilanciare l'economia del nostro comune in questo momento di crisi che vede tanti effetti negativi sulla popolazione? Abbiamo da tempo sollevato tematiche che ponevano l'accento sulla necessità per l'ente locale di rilanciare il tessuto economico. Troppi finanziamenti europei perduti, che avrebbero consentito alle imprese locali di creare occupazione. Abbiamo intenzione di creare un ufficio di progettazione all'interno dell'ente stesso, che monitori i progetti europei e li porti finalmente a compimento. Abbiamo designato nella veste di assessore Marco Troiano, indicato dall'UTWAC, per creare un canale con gli investitori internazionali che si sono dimostrati interessati ad investire nella città di Bagheria. Da sindaco si impegnerebbe a promuovere maggiormente la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste alla stesura dei piani regolatori generali attraverso specifici tavoli partecipati? La stesura del piano regolatore generale prevede già la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, partecipazione che non è stata realizzata. Ad oggi il piano regolatore generale è stato adottato dal commissario ad acta. La democrazia partecipata è alla base del modo in cui il Movimento 5 Stelle esercita la propria attività politica. Sarebbe disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale per incentivare l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente non utilizzato. Inoltre, sarebbe disponibile a individuare le aree di pregio paesaggistico del territorio comunale bagherese nella prospettiva di una loro più efficace conoscenza e conservazione. Il comune di Bagheria è un comune dissestato e il dissesto prevede già l'aumento di tutte le aliquote al massimo. Noi stiamo studiando, in linea con una politica di maggiore efficienza nell'uso degli immobili e di tutela del territorio, come intervenire sui regolamenti per una più equa e solidale ripartizione delle imposte. Abbiamo presentato dalle osservazioni al piano regolatore generale e alla relazione ambientale al fine di preservare sotto il punto di vista ambientale e paesaggistico il nostro territorio. In che modo svilupperebbe il turismo in questa città che ormai è famosa solo per i vari aspetti negativi che la circondano? Il settore del turismo per noi rappresenta uno dei punti chiave del nostro programma, che è stato costruito con gli operatori del settore. È necessario intervenire su più canali, recuperare la balneabilità del mare, della costa e contemporaneamente creare dei circuiti naturalistici e culturali, al fine di incentivare il turismo destagionalizzato. Su questo aspetto il nostro programma appare molto corposo perché prevede già la creazione e il completamento della Casa Museo del Cinema, del Museo del Presente e della Memoria, per citarne solo alcuni, e la valorizzazione del patrimonio culturale esistente. Come valorizzerebbe lo sport a bagheria? In che modo agirebbe riguardo alla gestione, manutenzione e riabilitazione degli spalti del campo di calcio comunale tanto discussa negli ultimi anni e che ha visto il bagheria calcio lasciato solo dall'ex amministrazione? Vogliamo mettere in rete gli operatori del settore sportivo ed istituire un tavolo tecnico per la programmazione di eventi, la creazione di regolamenti ed in generale per stabilire una politica di promozione dello stile di vita sano nel territorio bagherese e del circondario. Anche col supporto dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, cercheremo di ottenere il prima possibile l'assegnazione al comune di Bargheria del palazzetto dello sport da parte della provincia, e successivamente lavoreremo ad un regolamento per il suo utilizzo. Bisogna creare un regolamento per l'uso degli impianti sportivi, in modo da consentirne l'uso ad associazioni, società o enti sportivi. Inoltre, vogliamo concordare con i dirigenti scolastici un più efficiente utilizzo delle palestre e degli istituti, in base alle esigenze dei quartieri e delle società sportive, senza dimenticare che bisogna favorire la pratica sportiva anche per i diversamente abili. Come incentiverebbe la raccolta differenziata? La strategia Rifiuti Zero rappresenta una delle ossature del programma del Movimento 5 Stelle. Per noi il rifiuto è una risorsa, perché non solo crea introiti, ma pone le condizioni per la creazione di posti di lavoro. Abbiamo già un progetto che consente di avviare la raccolta differenziata attraverso un porta a porta spinto: è la costituzione di un CCR, Centro Comunale di Raccolta, in uno dei terreni confiscati. Il Centro Comunale di Raccolta e la raccolta differenziata consentiranno una massiccia e Riduzione dei costi di conferimento in discarica è un introito per l'ente in virtù della vendita del materiale differenziato. In un secondo momento si potrà creare un centro di selezione che consentirà l'incremento della qualità e quantità della differenziata e crea una nuova occupazione. In questa situazione di disprezzo della politica, cosa si sente di dire a quei cittadini che non andranno a votare? L'esercizio del voto è indispensabile per chiunque abbia a cuore le sorti della propria città. Comprendiamo come in questo momento l'elettore sia fortemente scoraggiato, ma pensiamo che solo con la partecipazione si possano porre le basi per scrivere la storia. L'amarezza e la percezione che nulla potrà cambiare vanno canalizzati verso i soggetti che si reputano credibili. Noi abbiamo già dimostrato che ci occupiamo dei problemi dei cittadini in ogni momento. Altri propongono solo adesso soluzioni che non hanno attuato quando erano al governo. Chiediamo fiducia, chiediamo una chance ai cittadini. Infine, cosa ama di Bagheria, cosa invece non sopporta, cosa vede nel futuro di questa città giudicata per il momento invivibile? Io amo la terra dove vivo, la sua storia, le sue ville, i suoi sapori, la frazione marinaria di Aspra, l'operosità della gente, lo spirito di chi sceglie di non chinare la testa. Non sopporto la politica che fa i propri interessi e non il bene della collettività. Abbiamo una visione per Bagheria che diventa città intelligente attraverso investimenti in infrastrutture di comunicazione, trasporti e ICT che mette a disposizione il capitale umano e sociale e che miri a uno sviluppo economico sostenibile e un'alta qualità della vita attraverso l'impegno e la partecipazione dei cittadini. Termina qui il nostro speciale ballottaggio per le comunali di Bagheria in vista delle votazioni dell'8 e 9 giugno. Invitiamo tutti i cittadini a votare perché votare oltre che un diritto è un dovere.